questo è l'innescarsi della ruota inversa. Cioè, voi create la realtà sofferente di qualcun altro. Vuol dire che i nostri pensieri sono fuori controllo. Fra bombardamento esterno, tutte queste notizie, noi le assimiliamo, le facciamo nostre e creiamo intorno a noi la realtà che vogliono farci credere, ad esempio. Benvenuti sul canale. Oggi parleremo un po' di transurfing, quindi di creazione della propria realtà. Ho gli appunti, sapete che quando ho gli appunti la situazione si fa drammatica, realmente drammatica, perché non li capisco nemmeno io, però li prendo, non so per quale motivo. Ho ricevuto una marea di domande, una gigantografia di domande, direi, su questo argomento, quindi su come manipolare, modificare la propria vita, proprio uso e piacimento, il che non è facile. Per niente. Però ci sono dei consigli, non avendo una cultura letteraria, tipo non ho letto tutti i libri, io non so niente, se non quello che ho fatto io, quindi secondo la mia esperienza. Avendo provato in prima persona la creazione, la manipolazione della realtà, completamente a livello involontario, quindi è stato abbastanza casuale che mi capitasse, mi sento di potervi dare alcuni consigli su quello che non la fa funzionare. Ecco, molti vi daranno le tecniche per farla funzionare, io vi dico quello che non la fa funzionare, garantito e certificato. In definitiva, ci sono una serie di dettagli che vi potete imparare tutte le tecniche che volete, potete leggervi tutti i libri che vi pare, potete imparare a memoria qualunque pratica di qualunque tipo entità. Io vi garantisco che se non modificate queste cose che ho puntato su questo pizzino di carta, non riuscirete mai a fare niente, benché sappiate benissimo i metodi e i meccanismi che vi portano a un determinato risultato. Posso dire di aver raggiunto degli obiettivi enormi e cose senza speranze, letteralmente, non era possibile che mi accadessero determinate cose, determinati colpi di fortuna, se non che li ho manifestati, li ho desiderati, li ho creati e li ho portati in questa realtà. La prima mossa è percepire il mondo come energia, letteralmente, per cui voi dovete sapere che ogni cosa che desiderate è una manifestazione nella realtà di un'energia a monte. Per cui sembra un po' fantascienza questa cosa che vi sto dicendo, in realtà vedrete che è molto 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 più semplice di quello che te sembra, perché vi andrò a spiegare dei punti che nullificano il nostro potere creativo, il nostro potere di creazione della realtà. Al primo posto in assoluto ho messo il punto secondo me più importante di tutta la lista, che è non avere il controllo sulla propria mente, sulle proprie emozioni. Questa è una roba totalmente devastante. Poi chiaramente fate anche caso al mondo che ci circonda, è un continuo infliggerci emozioni, no? Ma emozioni 99,9% negative, per cui questo influisce direttamente sulla nostra creazione, cioè ci ruba dell'energia che è preziosa. Quindi il controllo sulla nostra mente implica totalmente ogni punto che andremo a toccare in questa lista, che secondo me sono devastanti, cioè come spararsi nella ginocchia praticamente. La paura è poi il fulcro, la paura di sto male al lavoro, paura di cambiare il lavoro, sto male in coppia, paura di cambiare la coppia, sto male in famiglia, paura di mandare a quel paese la famiglia, che ragazzi è un diritto, il mulino bianco esiste solo per i biscotti e nelle pubblicità, non è un obbligo morale che abbiamo, è l'obbligo. L'unico obbligo morale è stare bene, per cui ecco, è semplicissimo. In definitiva, anche il focalizzarsi sui problemi, cioè uno dei più grandi bug della nostra vita è il non controllo sulla nostra mente, il non controllo sui nostri pensieri e quindi di conseguenza sulle nostre emozioni. Focalizzarsi sui problemi, quindi avete un problema, tutto il giorno state a concentrarvi, ok, su quel problema ininterrottamente. E invece di concentrarsi sulle soluzioni, ci finiamo a concentrare sui problemi. Questo è un altro aspetto che distrugge la creazione in maniera totale. Aspettare un intervento esterno. Questa è una delle cose che devasteranno totalmente la nostra vita se gli diamo retta. Quindi aspettare il salvatore, aspettare l'evento esterno, aspettare qualunque cosa che arrivi dall'esterno
non cambierà assolutamente nulla. Anche perché ricordate che qualunque occasione arrivi dall'esterno, se noi siamo focalizzati sul problema, non la vedremo neanche. Per cui andrà a sfumare. Letteralmente non esiste alcun intervento esterno. L'unico intervento che possiamo attuare è quello interno e manifestare poi all'esterno. Anche perché tutta la nostra realtà, incredibile da dire, un po' fastidioso all'inizio, a me mi ha fatto incazzare parecchio, a rendermi conto che tutto era specchio di quello che ero io. Anche le cose che vanno peggio, anche le cose che non vanno nel verso giusto, bene, quello è purtroppo è la mia manifestazione là fuori. Per cui questa è la prima, il primo paletto da mettere proprio per capire i sistemi della creazione di realtà. L'ossessione per l'obiettivo. Noi abbiamo un obiettivo, bene, continuiamo a pensare ininterrottamente a questo obiettivo, continuiamo a rimuginare, rimuginare. Ok, questo è un altro effetto deleterio, perché invece di creare la presenza di questa manifestazione nella nostra realtà, andremo a imprimere l'assenza. Cioè, il grande problema è che io non ho quella cosa. Deve essere un po' come una freccia. Dovete affilarla, affilarla e poi va scoccata questa freccia. Se continuate ad affilarla, la consumerete finché non avrete un moncherino, tanto così che non vi servirà di fatto a niente, non sarà più scoccabile. Quindi ecco, l'informazione assoluta di questo è scoccate la freccia, cioè preparate la vostra creazione di realtà, ma lasciatela anche andare, non fissatevi ininterrottamente su quella creazione di realtà. Un'altra cosa sono le malelingue e il giudizio. Allora, questa da una parte è anche bellissima, ma non so se avete fatto caso, ma tutte quelle persone un po' perfide, un po' che godono un po', no, del male altrui, alla fine fanno una vita di merda. Il che da una parte, no, dici, vabbè, io quello ho una gioia nella vita. Effettivamente sì, perché ricordatevi che il detto non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te è la pura realtà. Nel senso che se noi immaginiamo il male per il nostro prossimo, per chi ci sta intorno, per il nostro nemico, per quanti nemici si possano avere in questa vita. Tutto quello che immaginate rispetto agli altri si replica su voi stessi. Quindi, se voi immaginate il male delle altre persone, manifesterete il male su voi stessi. E questo è un enorme e incommensurabile, meraviglioso dato di fatto. Le malelingue, quelli che parlano sempre male, che hanno sempre una parola cattiva per tutti, andate sicuri, state tranquilli che fanno una vita di merda. Questa è la parte più disturbante di tutto quello di cui discuteremo oggi. Sappiamo benissimo quello che non vogliamo e non abbiamo idea di quello che vogliamo. Ogni nostro desiderio, bisogna fare una grande attenzione perché qua funziona tutto al contrario, no? Quindi una cosa a cui stare particolarmente attenti è che i nostri desideri non siano frutto dell'iperfocus sul problema. Non riesco a pagare le bollette, voglio più soldi. Voglio più soldi per risolvere il problema. Quindi si crea letteralmente una realtà dove c'è un problema manifesto e niente di più. Cioè non riuscite a creare l'abbondanza. Non so, adesso usano tutti questi termini, l'abbondanza. Non riuscite a creare l'ottenimento di quello che vi serve, ma andrete a sedimentare ancora di più il problema, perché se un desiderio nasce da una mancanza, il fulcro di tutto è la mancanza, quindi si parte già malissimo. Percepire i periodi neri come momenti di transizione, essere sempre e continuamente consapevoli del fatto che anche i periodi peggiori sono dei momenti che andranno a finire. Non è per sempre, non può piovere per sempre, effettivamente. Non è una stronzata, per cui anche nei periodi, prendete quei periodi di particolare stress, particolarmente duri, come un momento per raffinare la vostra creazione, per capire bene quello che non volete assolutamente. Non percepitelo come qualcosa che continua, perché rischia di continuare. Anche perché ricordatevi che tutto, tutto, tutto si basa sulla nostra percezione. L'universo è un posto amichevole. Ok, questo è uno dei passaggi più difficili in assoluto che ho incontrato su questo tortuoso percorso della creazione di realtà. Non è ostile, è incredibile da dire, cioè, ancora adesso sentirmelo dire mi crea una sorta di entusiasmo e dico, ok, non mi vogliono fare tutti un mazzo così. Perfetto, questa cosa è qualcosa di veramente fondamentale per fare in modo che l'universo non sia ostile. Se voi lo percepite come ostile, come avverso, questo purtroppo si manifesterà. È terribile da dire,
Ma questo è quanto, ragazzi. Tutto si basa sulla nostra percezione e soprattutto sulla consapevolezza che sì, ti meriti di essere felice. Pazzesco, non ce l'aveva mai detto nessuno, un po' fra il peccato originale, un po' tutte le dinamiche della società. Incredibile, ma vero, ci meritiamo di essere felici, cioè noi meritiamo di ottenere quello che desideriamo. Essendo una nostra caratteristica e dote naturale, perché anche chi non sa nulla di transurfing è in grado di muovere dei passi in questa direzione, quindi nella creazione della propria realtà, vuol dire che ci spetta di diritto. È un nostro diritto creare, è un nostro diritto manipolare la realtà a nostro uso e consumo. Un'altra cosa fondamentale è dedicarsi alla bellezza. Io so che nascosto dentro ognuno di noi c'è un mostriciattolo disgustoso che va a cercare la notizia pessima. Tra l'altro siamo super bombardati dai social, divoratori di energia totale, ma siamo bombardati continuamente da notizie che generano ansia, paura, stress, rabbia, situazioni avverse, no? Di mettersi l'uno contro l'altro, il gioco delle due carte, creano le fazioni, poi ci fanno scannare fra di noi. Ecco, questo è evitare proprio la sofferenza, evitare tutte quelle cose che ci rubano dell'energia. Quindi che sia il social, che sia la notizia che non ci va giù, che sia la politica, che sia la guerra, che sia qualunque, ragazzi, liberatevi, liberatevi da quel fardello che vi ruba energia, perché noi sappiamo che c'è qualcuno che gode infinitamente del furto, del furtarello della nostra energia e quell'energia ci serve per creare, è per noi necessaria. Se riusciamo a mantenerla nostra, riusciamo a diventare degli eccellenti ed eccezionali creatori. Che sia un posto di lavoro che non ci piace, non fatevi schiacciare dalla paura. Si vive una volta sola. E se di merda o meno lo decidete voi. Quindi non fatevi schiacciare dall'idea: ah, ma io come faccio? Non pago le bollette, ma io come mangio? Tranquilli, che un sistema si trova sempre, ma bisogna andare nella direzione dei nostri desideri e che siano i nostri reali desideri. Conoscerci approfonditamente. Oltre le maschere, oltre il bombardamento continuo di desideri chimera, di desideri fittizi che non ci appartengono affatto, per cui non c'è neanche un interesse della coscienza, no? Reale nel perseguirli, quindi ci fanno disperdere energia. Ecco, ricordatevi di ascoltarvi. Ci saranno delle situazioni sgradevoli? Ci saranno dei tagli a livello di coppie? Che ne so, o a livello lavorativo? Alcuni se ne andranno dal proprio paese. Benissimo, a qualunque costo essere felici, fare della propria vita un capolavoro, questo è l'obiettivo, non esiste tirare a campare come degli schiavi, non è questo l'obiettivo, non è questo l'obiettivo. Se vi fate fermare dalla paura, se siete convinti che l'universo è un posto ostile, se siete sicuri che non riuscirete a creare la realtà, genererete esattamente questa manifestazione, questo tipo di manifestazione ed è una cosa incredibilmente pericolosa. Conservare gelosamente la propria energia e questo è esattamente quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso, conservare gelosamente la propria energia, tenerci alla larga da tutte le situazioni che non ci apportano niente di benefico. Per ogni percorso ricordate che ci vuole sempre un minimo di pazienza, non è tutto subito, schiocco le dita. Ed è fatto, i giochi sono fatti, non è così. Bisogna lavorarci sopra, ma con un imprinting nella mente molto molto specifico. Per me tutto questo ha fatto la differenza, per cui riporto questi trucchetti a voi sperando che possano esservi utili tanto quanto lo sono stati a me, che ci sono arrivata a suon di facciate fondamentalmente. Per cui spero di evitarvi qualche facciata, ragazzi. Ah, ecco, questa è una cosa che ho appuntato proprio così. Tutte le persone negative vanno fatte volare. Vanno fatte volare, letteralmente, fisicamente, le prendete e le fate volare. Ecco, questo è il fondamento. Una delle cose che più mi ha fatto bene è stato proprio ignorare completamente, tagliare fuori dalla mia vita le persone che non mi apportavano nulla di positivo, ma che anzi, tendenzialmente, mi facevano sentire scarica, mi peggioravano come persona, mi appesantivano, no? Non apportavano nulla di bello, nulla di gioioso, nulla di felice alla mia esistenza, ecco, volate, tutte volate. Bene, basta giustificare tutti. Ecco, non potete cambiare nessuno, non potete salvare nessuno, mettetevelo nella testa, ve lo dico io che sono un'esperta. Non potete farci niente, loro sono esattamente quello che devono essere.
quindi non hanno bisogno del vostro aiuto, non vogliono il vostro aiuto, non siamo qua a fare i crocerossini se non di noi stessi, ed è già un lavoro enorme, ragazzi. Una cosa difficilissima, pensa se mi devo occupare anche degli altri. Io ci ho sbattuto la testa tantissimi anni, ragazzi, non è che mi sto mettendo sulla cattedra a dare lezioni, assolutamente, anche perché in pandemenza ci ricordiamo, no? Tornassi indietro, sinceramente, viste come sono andate le cose, no, non lo rifarei assolutamente, mi terrei tutta quella bella energia per me. Fate quello che amate e non pensate a quello che non avete. Anche questa è una cosa veramente, veramente fondamentale. È ricercare quello che si ama, cioè riuscire a individuare chiaramente quello che si ama. Adesso è molto difficile perché veniamo sovrastimolati da tutti i fronti, quindi non abbiamo nemmeno noi le idee tanto chiare di quello che in realtà desideriamo. Prendete il focus e cercate veramente di capire quello che vi rende felici, quello che desiderate, ma dal più profondo del cuore, senza pensare al mondo là fuori. Non esiste quella roba lì, perché siete voi quel mondo lì là fuori. È un disastro. Non innescate la ruota inversa. Ragazzi, questo qua è il consiglio dei consigli. La ruota inversa è questo foglio, questo semplice pezzettino di mutanda strappata. Voi fate esattamente il contrario di quello che c'è scritto qua e si innesca la ruota inversa. Avete presente quei periodi in cui tutto va male? Si rompe tutto, succede un casino dietro l'altro, una lite dietro l'altra, non c'è un frangente della vita, va tutto a puttane, ok? Questo è l'innescarsi della ruota inversa. Vuol dire che i nostri pensieri sono fuori controllo. Fra bombardamento esterno, tutte queste notizie, noi le assimiliamo, le facciamo nostre e creiamo intorno a noi la realtà che vogliono farci credere, ad esempio. Questa è solo una delle tante cose. Ma in definitiva la ruota inversa è esattamente quella cosa che, a differenza della creazione di realtà, è una screazione di realtà. Cioè voi create la realtà sofferente di qualcun altro, dove dovete soffrire, dove dovete elargire tantissima energia, così come se ne aveste da buttare ai piccioni, ok? In quel momento voi state buttando la vostra energia ai piccioni, tipo le molliche di pane. Dato che ci sono dei piccioni interdimensionali che adorano quando voi vi si buca il sacchettino e perdete tutte le vostre briciole, teniamo bene a mente che il primo territorio da mantenere sano e intonso è la nostra mente, ed è la parte più importante, la parte fondamentale per la creazione sana della realtà. Nel momento in cui avete preso questo circolo virtuoso, nel momento in cui voi avete fatto di queste cosine un'abitudine, vi renderete conto che gli eventi inizieranno a girare come devono, anzi sarà un insieme e una concatenazione continua di fortunati eventi, a differenza della ruota inversa, che è pericolosissima sulla vita, perché vi rovina la vita, no? Non è che ve lo posso negare. Nel momento in cui capirete che l'universo è sempre dalla vostra parte, la creazione della realtà funziona tutto in base alle nostre percezioni. Moltissimi inoltre fanno domande: come si fa, come faccio, quando finirà? Non finirà niente. Niente. Dipenderà esclusivamente da noi il grande crollo, no? I 3 giorni di buio. È una cosa che avviene dentro di noi, là fuori non succede niente. Sono migliaia di miliardi, di triliardi di secoli che là fuori è così. Ed è fatto apposta per mantenerci in bilico sulla linea del rasoio, in perenne attesa, in costante attesa, quando invece la vita è proprio non aspettare niente, andare dritti per la propria strada. Per cui anche attenzione ai ragionamenti tipo: ah, ma c'è l'NVO, ah, ma è tutto avvelenato. Ecco ragazzi, lo state generando nella vostra realtà, purtroppo, e quanto mi sono incazzata quando ho capito questa cosa e ho detto: tutto quello che ho visto finora è stato un mio generare cose, no? Un mio manifestarlo nella mia quotidianità. In realtà adesso mi rendo conto che non esiste nulla, nulla se non ciò che tu vedi fuori dalla tua finestra. Ecco, questa è una cosa che esiste, al di fuori di questo non c'è niente, ragazzi. Ci siete voi e quello che riuscite a portare fuori e come riuscite a plasmarlo, come riuscite a gestirlo. Potete ottenere tutto quello che volete. Non è uno scherzo, dentro di noi c'è una scintilla divina. Non è pizza e fichi, è qua la scintilla divina, ragazzi. Per cui trattiamola con onore, con rispetto, ma anche con la dovuta importanza, col dovuto peso che ha. C'è una roba pazzesca, io avessero detto, non ci avrei creduto, invece c'è. Per cui creiamo consapevolmente la nostra realtà,
Godiamoci la vita, basta, basta lamentarsi. Ecco, le lamentele, un'altra cosa, quella da depennare dalla vostra esistenza. Mai lamentarsi, quella roba lì non esiste. Ah, e inoltre, enorme, infinito. Questa forse è una delle parti più importanti, me ne stavo per dimenticare. Mi dispiace, lo saprà solo chi è arrivato alla fine del video. Peso delle parole, la potenza delle parole. Immaginate le parole come se fossero veleno o miele, ok? Potete decidere se avvelenarvi, lo stesso vale per i vostri pensieri, oppure se mangiare un po' di miele ogni tanto. Questa è una scelta vostra, ma ricordate che le parole hanno un potere enorme. Andate a vedere, ad esempio, l'esperimento che è stato fatto su due piante. Una pianta veniva insultata e una pianta venivano fatti i complimenti. Una è morta, l'altra è diventata bellissima e rigogliosa. La composizione frequenziale dell'acqua viene spezzata dalle male parole, no? Potremmo chiamarla così. Per cui grande attenzione a quello che ci esce dalla bocca e a quello che ci entra nella mente. Questa è l'unica soluzione. Non è un brutto mondo, ragazzi, questo, eh? Non è. Sembra dal momento che lo percepiamo così. In realtà è un mondo meraviglioso, ma dobbiamo capire che lo è, dobbiamo ricordarci che lo è e che lo può essere. Per cui io direi che ho blaterato abbastanza. Spero di avervi dato qualche informazione utile nel mio piccolo, per quello che posso, non, nel senso io ho solo la mia esperienza, che è poco mai tanto, perché ho fatto delle cose davvero eccezionali con questo sistema. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, al prossimo video. Se non ci dovessimo più rivedere, buon Natale, buon Capodanno, grazie sempre per essere stati con me, alla prossima.